Viste le alternative, governare su un impero corrotto e decadente, o sfidare i fati per avere un'altra, migliore possibilità di cambiare il destino, che cosa deve fare un re? C'è davvero una scelta. Invero si possono solo seguire, mossa dopo mossa, le macchinazioni del fato, sfidando le stelle avverse. Così fece ritorno al santuario del mio nemico, la fortezza della fratellanza Sarafan, considerata inviolabile dagli uomini. Inviolabile dagli uomini. Il tessitore del tempo, l'eterno ingannatore che usava gli esseri viventi come pedine. Alla fine abbiamo distrutto un intero covo di quei diavoli. Ma avevamo già perlustrato quella zona. Non abbastanza bene, ma non importa. Abbiamo purificato col fuoco a tutti i membri di quella genia, fino all'ultimo. Che le loro anime riposino in pace. Lord Mobius sarà soddisfatto. Era arrivato per Mobius il momento di rispondere ad alcune domande. Per il suo stesso bene mi auguravo che fosse disposto a parlare.